Io sono Marina e ho 14 anni e vengo da Kiev. E, è successo che ad agosto, purtroppo per un banale incidente, la mia vita è totalmente cambiata. Sono caduta dal secondo piano dello studentato in cui vivevo e ho subito una lesione spinale. Da quel momento non ho più potuto camminare. Ho affrontato 3 diverse operazioni, cominciato le cure, ma poi è scoppiata la guerra e tutto è di nuovo cambiato. Avevo paura, sentivo le sirene, gli spari, le esplosioni. Ricevere le cure era praticamente impossibile. Mi chiamo Serhii Barnich, ho 21 anni, sono studente di medicina al quinto anno. Sono anche il volontario della Croce Rossa Ucraina. Ho contattato la Croce Rossa Italiana perché conosco una professoressa che ha una figlia e questa ragazza è caduta dalla finestra, ha bisogno di riabilitazione. È ovvio che adesso a Kiev non si può fare questa riabilitazione, no, non ci sono i mezzi. E per questo pensavo che dovevo fare qualcosa. Mi fa commuovere che io, un ragazzo dall'Ucraina, senza nome, diciamo, chiamo alla Croce Rossa Italiana e chiedo l'aiuto. E questa disponibilità, diciamo, subito di dare una mano per questa ragazza che soffre. Adesso ho capito il profondo senso della Croce Rossa, perché questo è la Croce Rossa, questo è il senso della Croce Rossa. Sono Olga, la mamma di Marina. Il gesto di Sehi, che ha coinvolto la Croce Rossa, per noi è stata una benedizione. Ha riacceso in me le speranze di vedere mia figlia camminare di nuovo. Se oggi posso sognare che Marina potrà tornare in Ucraina con le sue gambe, è grazie alla Croce Rossa, ucraina e italiana, che per me sono la stessa cosa.